Dovremmo essere di nuovo online. Qualche problemino tecnico, ma è normale, la prima volta dopo tanto tempo che si riprova a guardare una partita in compagnia, mettiamola così. Riassumiamo per chi si sta ricollegando: dopo metà del primo quarto, Oasi 4, Cus 10, il Cus illuminato dalle giocate di 40 e di Tarenzi. Quinto punto su 5 dell'Oasi per Filippo Spada, col secondo libero che va corto, ma c'è un grande rimbalzo di Bergese. Spada, ottimo inizio offensivo per Filippo Spada, che subisce un altro fallo. E segnaliamo l'ingresso in campo nelle file dell'Oasi anche per il 2004 Agustin Rabito. Blotto esce bene. Ottimo, in uscita dal blocco, Giovanni Blotto. Bisogna trovare un po' di fiducia offensiva. 7-10, sono passati 6 minuti nel primo quarto. Mittica, grande passaggio. Tripla, non entra. Blotto gestisce la transizione per Rabito. Bergese 1 contro 1, si ritrova davanti l'uomo di Nacci. Spada, ottima penetrazione. Buona intraprendenza offensiva, contropiede di Marrone, da solo in mezzo all'area a Righini, e di nuovo Tarenzi che già 2 su 2 quest'oggi sbaglia. Blotto, ritmi che si iniziano ad alzare. Ah, peccato, un po' di indecisione nella conduzione del contropiede tra Spada e Rabito e la palla è persa. Entra in campo numero 23 Calcagni, anche lui dalle giovanili Oasi. Anche il Cus fa un bel giro di cambi, anche una squadra molto molto giovane quella del Cus. Musso con la palla in mano. Di Gennaro la passa. Marrone, palla recuperata da Blotto, sempre mani molto veloci. Calcagni subito corre, assist, purtroppo non arriva a buon fine. La palla rimane in attacco all'Oasi. Blotto, Calcagni, end off per Blotto. Spada, blocchi per liberare Bergese, usa il fisico, scarico su Crescimanno che è costretto a tirare lo scadere 24, è una buona difesa del Cus, gli consente una palla recuperata. Aggiornamento punteggio, perché magari per chi è a casa non riesce a vedere bene il monitor, dopo 7 minuti di gioco siamo 7-10 per il Cus, che ha anche il possesso della palla. Entra in campo per l'Oasi, classe 2003, Lorenzo Ragab, un quintetto molto giovane, l'unico è Bergese, nato nello scorso secolo. Tripla, Calcagni passa a Rabito, Bergese, Raga, barresto e tiro, buona costruzione, tabella e anche i primi 2 punti per Ragab. Spada e Ragab, ottimo inizio offensivo per i 2-2003 giallo-blu. Tarenzi, 3 secondi per il Cus, 9-10. Cambio per il Cus Torino. Rientra in campo Do, esce Tarenzi, che ha avuto davvero un impatto importante su questa gara con 2 triple. Ragab in palleggio, pressato, Calcagni se la cava, scarica bene per Spada, peccato, peccato. E la transizione del Cus sta facendo male all'Oasi, contropiede, ma perdona, attenzione, un infortunio, speriamo nulla di grave. Arrighini 2003, Arrighini del Cus a terra, speriamo nulla di grave, forse è una ricaduta.
Due tiri per Arrighini, il primo è lungo, secondo tentativo va a buon segno, altro cambio nelle file Kuss, entra Boglione, esce appunto Arrighini per valutare le sue condizioni. Ragab con la palla per Losi, 9-11 il punteggio, manca 1-45 alla fine del primo periodo di gioco. Ragab tenta la tripla, va lunga, peccato, buona scelta. Musso con la palla in mano per Boglione, Di Gennaro, buona penetrazione, arriva l'aiuto, ma lui è più bravo, molto bravo Di Gennaro. Serve un po' più di consistenza difensiva per il giallo-blu. Bergese, end off per Pinchi. Attacco un po' fermo, Pinchi uno contro uno. Tutto regolare, qualche contatto, ma tutto regolare. Altro contropiede. Calcagni tiene molto bene l'uno contro uno. Di Gennaro in post per Boglione. C'è un'amnesia della difesa Osi, ma viene perdonata. Rimbalzo offensivo però da parte di Marrone. Di Gennaro che in questo momento sta ispirando il Kuss, ma palla persa. Bergese si invola, peccato. Peccato, occasione sprecata, ma rimessa giallo-blu. Partita ovviamente, come giusto che sia, con tanti errori da ambo le parti. Ma una partita divertente. 33 secondi al termine del primo quarto, 9-13 per gli ospiti. Bergese da 2, esce la palla, ultimo possesso sarà per il Kuss. Fallo di Ragab, è un fallo che costa caro ai gialloblu perché manda in lunetta il play torinese. Musso in lunetta, buono il primo. Due su due per Musso. 12 secondi, Ragab con la palla in mano, pick and roll con Calcagni, tenta sulla sirena, ma il tentativo non è facile, ma un grande rimbalzo di Bergese, subisce fallo, bravo Bergese, ottima energia, l'energia che serve per dare una scossa a questo all'Osi, piena di giovani, quindi un po' timidi forse in questo inizio. Buono primo tentativo per Bergese. Due su due. Alla fine del primo quarto, Osi 11, Kuss 15.
Sta per riprendere la partita con il secondo quarto. Si occupa della rimessa Marrone. Buona difesa in questi 10 secondi dell'azione per l'Osi. Ottima, infatti si concretizza con un ottimo recupero difensivo. L'energia sembra buona. Bergese scivola ma riesce a tenere la palla. Balestrieri Bergese. Un pochino di indecisione. Blotto. Gioco un po' troppo perimetrale probabilmente. Pinchi. Peccato l'esecuzione. L'idea era ottima, l'esecuzione non altrettanto. Tarenzi con la palla in mano. Marrone da tre punti, Di Gennaro sta diventando un fattore con la sua energia. Boglione, serve Boglione sotto canestro, due punti facili. Un po' di indecisione offensiva per i gialloblu. Piccarol tra Bergese e Balestrieri, libera Pinchi da tre, primo ferro purtroppo. Il Cus corre molto, scappa subito. Tarenzi, bisogna stare molto attaccato. Di Gennaro, uno contro uno. Una buona difesa di Balestrieri. Calcagni riesce a recuperare. Qualche buona difesa dell'Osi, ma bisogna tradurre in punti per rimanere aggrappati alla partita. Palla Bergese, che sfida Marrone. Pinchi, Balestrieri. C'è poco ritmo purtroppo in questo attacco e quindi i tiri sono un po' forzati. Confusione, non arriva nessun fischio, arriva il fischio poi del fallo di Pinchi sul solito Di Gennaro. Il suo atletismo sta facendo la differenza. L'Osi sostituisce Pinchi ed entra Spada, che aveva avuto un ottimo approccio offensivo alla partita. 11-17 per gli ospiti. Sono trascorsi quasi due minuti di gioco. Il Cus perde la terza palla nel secondo periodo di gioco. Vediamo se l'Osi riuscirà a concretizzare. Coach Musto chiama lo schema dalla panca. Buona giocata tra Blotto. Bergese tenta l'uno contro uno. Oh, ottimo pick and roll tra Balestrieri e Calcagni. Ottimo, ottima giocata, molto bene. Tarenzi, bisogna stare assolutamente attenti, ha già due triple all'attivo questa sera. Tenta l'uno contro uno, la sua bravura si vede. Non arriva un aiuto sul reverse, sì, altri due punti per lui. Ora fallo del numero 18, Musso, play del Cus. Rientra il giocatore di riferimento del Cus Torino, 40, con il numero 14, ed esordisce anche nella partita il numero 26, Raviola. Entrato per l'Osi anche Lorenzo Perotto, anche lui delle giovanili dell'Osi. Quintetto un po' basso, un po' leggero, vediamo se riuscirà a trarre qualcosa di buono Coach Musso da questo. Per ora purtroppo una palla persa e due punti del neo entrato Raviola. È un po' troppa indecisione nelle scelte offensive per i ragazzi di Musto. Di Gennaro difende davvero molto bene, l'arbitro fischia un fallo a Balestrieri. È evidente come l'energia di Gennaro stia facendo davvero la differenza in questo momento. Coach Musto chiama time out cercando di mettere una pezza alla fuga del Cus.
Time out concluso. Palla in zona d'attacco per il CUS, se ne occupa il capitano 40. End off con Boglione, Tarenzi, è schema disegnato per lui. Ottima conclusione, sfortunato, rimbalzo energico di Calcagni. L'Osi ha estrema urgenza di fare un canestro. È entrato Marco Motta che prova con una tripla, ma anche il suo tentativo è fuori. Di Gennaro, uno contro uno, è sfortunato, forse un contatto. Calcagni lancia Spada, vediamo, è un po' di occasioni perse per Otto. Motta, pick and roll tra Blotto e Calcagni, arresto e tiro di Blotto, sfortunato, ma un buon rimbalzo di Calcagni, un ottimo impatto a rimbalzo. Spada, vediamo se riuscirà a giocarsi il suo uno contro uno. Purtroppo un po' fortunosa l'Osi in questo momento, 4 secondi al tiro, Motta attacca, niente, purtroppo niente. Tarenzi, raddoppio in angolo dell'Oasi. Oh, penetrazione molto facile, Calcagni per fortuna sta mettendo delle pezze alle lacune difensive Oasi. Blotto, mannaggia, l'ennesimo contropiede non sfruttato al meglio. Serve una scintilla in casa gialloblu per accendere questa partita. Il trend è tutto dalla parte dei ragazzi di Via Panetti. Di Gennaro, Boglione su Blotto, 40, Raviola, ottima partenza, rimbalzo di Tarenzi che fa un po' tutto in campo per Otto. Dopo 5 minuti del secondo periodo il punteggio è 13-21 in favore degli ospiti. Blotto prova da 3 punti, corto, c'è veramente tanta ruggine al tiro per i padroni di casa, come è giusto che sia. Bisognerebbe provare probabilmente a attaccare un po' di più il canestro e trovare qualche soluzione più semplice per ottenere fluidità offensiva. Di Gennaro, Raviola per 40, non bisogna lasciare tutto questo spazio a 40 perché poi serve in questa maniera i compagni. Boglione non sfrutta l'ottimo assist di 40, un ottimo giocatore. Partita molto contratta. Per 8, Motta, Blotto. Coach Musto invoca un po' di ritmo in attacco, ma le scelte sono un po' macchinose, mettiamola così. Di Gennaro, sempre lui, sbaglia, Boglione, la sua altezza si fa sentire. Il CUS, diciamo che in questo momento sta graziando un pochettino l'Osi, sta giocando decisamente meglio il CUS con più energia. Sta sbagliando qualche soluzione facile, riesce ad andare a tirare sotto canestro molto facilmente, ma sta anche sbagliando un pochettino di troppo. Entra adesso anche il numero 23, Corino, del 2003 per il CUS Torino. Raviola al tiro libero, il primo è lungo, si preparano sul cubo dei cambi i due lunghi Oasi, Bergese e Nacci. Secondo tiro per Raviola che va lungo, ma Boglione sta diventando un fattore a rimbalzo. Scelta un po' affrettata di Raviola per servire Boglione, Calcagni recupera un'altra palla. Vediamo se l'Osi riuscirà a mettere qualche punto a referto finalmente. Difesa molto molto aggressiva su Blotto, che è il faro dell'Osi, e si vede, serve molto molto bene Calcagni che finalizza. Calcagni un buon approccio. Di Gennaro non deve essere lasciato da solo, ma non punisce. Blotto cerca di spingere, di dare il ritmo che sta chiedendo Musto. Gli arbitri lasciano andare. Spada, peccato. Occasione persa che si traduce subito in un contropiede. Queste cose fanno male. Attenzione, Macorino sbaglia. Ci sta, tutti questi errori ci stanno. Vediamo alla fine chi sbaglierà meno. Motta prova in transizione. La palla scheggia appena al ferro. Coach Musto non apprezza. E sono 3 i cambi in casa Osi. Entrano Ravito, Bergese e Nacci. Mentre in casa Custorino
esce De Gennaro e Boglione. Vediamo se l'Oasi riuscirà ad approfittare dell'uscita di Gennaro che con il suo atletismo ha fatto davvero male in questi primi 17 minuti ai padroni di casa. 15-21 il risultato. 40, riceve, Blotto fa il possibile, alza la parabola, Nacci strappa, Blotto recupera in realtà il rimbalzo. Viene lasciato solo Blotto, che serve Nacci, non sa, mannaggia, peccato. Serve assolutamente più cattiveria e decisione, serve un qualcosa in più. Corino porta sulla palla, Mittica, è rientrato in campo anche lui. Mamma mia, un crossover, no, la difesa Osi in questo caso ha dormito, il Cus continua a perdonare un po' di occasioni mancate per il Cus, che avrebbe potuto fare il solco in più occasioni. Ragab, qualche difficoltà, l'Osi rimette in campo il pallone, Ragab e Spada, 2 under 18, serve qualcosa in più, serve davvero qualcosa in più, l'Osi è molto confusa, ora 40, una bellissima giocata, anche questa errata, vediamo se riusciamo a concretizzare un contropiede, Ragab per Rabito, in contropiede, no, purtroppo anche questa errata, è un contropiede unico ormai questa partita da qualche azione, molto bravo Mittica, con un secondo tempo ad allungare. Sta diventando un po' la partita delle occasioni mancate questa, da una parte all'altra. Rimessa un po' timida. Diciamo che dopo questi primi 19 minuti l'inerzia è tutta del Cus, 15-23. Ragab, un buon crossover, serve Bergese. Spalle a canestro, prova a scavare, riceve qualche contatto, Spada subisce il fallo, Andrea Nuetta per 2 tiri liberi. Coach Italia per il Cus sta rimettendo in campo un po' di fisicità con Marrone, che entra al posto del play 40, alza il quintetto Coach Italia. Primo libero per Spada, un po' fortunoso, entra importantissimo, ossigeno puro in questo momento per l'Oasi, 16-23 il punteggio, secondo libero, ottimo. Spada, il miglior realizzatore in casa giallo-blu. Mittica, viene servito, liberato per una tripla. Numero 23, Corino, ma sbaglia, altro rimbalzo offensivo, Mittica per Raviola, uno contro uno, si fa spazio, con tanta energia, gli arbitri hanno un metro uguale per le due squadre, quindi lasciano correre molto, come è anche giusto che sia, probabilmente dopo tanto tempo c'è voglia di giocare, c'è voglia di anche fisicità. Brutta palla persa questa per l'Oasi, davvero brutta palla persa, e Coach Musto deve fermare questa emorragia. Il Cus scappa con 2 regali grandi dell'Oasi sul più 10, 17-27, quando mancano 51 secondi alla fine del secondo quarto.
Time out energico di Coach Musto, che prova a scuotere i suoi, qualche perplessità difensiva e delle scelte offensive che non sono accompagnate dall'energia giusta a questo livello. Bisogna essere più duri, più decisi, soprattutto nelle poche conclusioni facili di cui l'Oasi ha avuto occasione. Vediamo se riuscirà a concludere. Ah, un gran pressing, qualche contatto di troppo, ma viene lasciato tutto bene. Dalla nostra postazione più di qualche perplessità, ma tant'è, accettiamo e portiamo a casa. Ottima difesa, valorizziamo la difesa Custorino, che ora Coach Italia chiama time out per organizzare l'azione offensiva e i 43 secondi rimanenti. Diciassette ventisette in favore degli ospiti, con 43 sul cronometro nel secondo quarto. Vediamo cosa ha disegnato il coach ospite. Viene liberato Mittica, prova a suonare questo tiro in faccia a Nacci, altro rimbalzo, Spada non riesce a catturarlo. Queste occasioni fanno male alla lunga, infatti si traducono in altri due punti in favore del Custorino. Le piccole cose stanno facendo la differenza, le piccole cose fanno grandi differenze in questa partita. Rabito prova il tiro a due punti lungo, Bergese, rimbalzo offensivo, 10 secondi al termine, 8, vediamo come gestirà quest'ultimo possesso, forse un po' in ritardo parte le scelte offensive. Spada prende il tiro, purtroppo non va. Peccato, si conclude il secondo quarto 17-29 per il Custorino.
no. Ok, siamo di nuovo in diretta, l'intervallo è durato pochissimo, giustamente, poi dopo coprifuoco e si vola tutti a casa, quindi intervallo di 5 minuti di orologio. Vediamo l'Oasi, Rabito, penetra, palla, ancora in attacco. Buon aiuto difensivo del Cus, 13 secondi per l'Oasi per concludere. 40, intercetta il pallone. Blotto, vediamo se riuscirà a scuotere i suoi. Nacci. Wow. Una scelta di tiro sullo scadere che si incastra tra ferro e tabellone. Quindi palla 2, palla al Cus. Con la palla, qualche indecisione per Mittica, per Tarenzi, Rabito per poco non recupera la palla, Pinchi, buona energia difensiva, un po' di confusione tra Bergese e Pinchi e viene graziata l'Oasi un'altra volta sotto canestro, ma il Cus sta giocando molto bene. Bergese uno contro uno energico, conclusione sfortunosa anche per lui. Diciamo che la fortuna non sta assistendo i padroni di casa, complice anche veramente un buon Custorino. Tiro dalla media errato, rimbalzo, Tarenzi, la sua stazza fisica, Pinchi lotta, cambia tutto, 40, tripla errata, buon taglia fuori, no, attenzione, Tarenzi ovunque. Succede un po' di tutto, un po' di confusione in questo inizio di terzo quarto, in linea con quanto visto nei primi 20 di gioco, d'altronde. Ancora rettine inviolate in questo secondo periodo, in terzo periodo. Blotto, grande pressione di Tarenzi. Blotto insiste. Tarenzi sta diventando un fattore difensivo. Fallo subito. Metro arbitrale, ormai è chiaro. Si gioca, è uguale tutte e due le parti, quindi va bene così. L'Oasi dovrebbe forse adeguarsi a quanto gli arbitri concedono, quindi legittimo. Buon rimbalzo offensivo di Nacci, ma questo non deve succedere. Subito un cambio di fronte che Pinchi è costretto quindi a spendere un fallo, speriamo nulla di grave per il giocatore bianco-blu, che sarà chiamato ad andare in lunetta. Do 19-29 dopo due di gioco del terzo periodo. Buono il primo morbido di Do. Due su due che vanifica il buon rimbalzo offensivo di Nacci. L'Oasi deve stare assolutamente più attenta su queste situazioni. Sono veramente canestri regalati. Nacci blocca. Blotto. Trova una grandissima difesa di Mittica. Sta facendo male il contropiede del Custorino. Sta facendo davvero male. Airball, ma c'è un rimbalzo offensivo. Un rimbalzo offensivo di Arrighini. Non siamo più online. Arrighini ai tiri liberi, il primo è entrato, secondo che fa fuggire di fatto il Custorino sul più 14, pressione tutto campo da parte del Cus, a mio modo di vedere più che giusta, una squadra giovane, coadiuvata con un chiaro metro arbitrale
che fa giocare, quindi è un'ottima soluzione. Vergese, rimbalzo su Rabito, Blotto prova la conclusione a tre punti, Giovanni Blotto tiene attaccata la formazione di casa, la partita per il meno 11, ora 40 da amministrare l'azione offensiva. Mittica lasciato libero, errato il tiro, Rabito a rimbalzo, Blotto, vediamo se lo si trova continuità offensiva. Rabito, ottima partenza, ottimo arresto e tiro, peccato, peccato, buon intervento di Cano. Calcagni aveva lottato molto bene a rimbalzo, qualche dubbio sull'attribuzione di questa rimessa, ma va bene così. 40, porta avanti la palla. Bravissimo Calcagni, per lui veramente una prestazione difensiva importante, tanti recuperi, dei rimbalzi molto molto importanti. Blotto prova, ancora Blotto, dai! Riaccende la partita sul meno 8, 25-33, Calcagni in difesa, Blotto in attacco, stanno provando a scuotere l'Oasi. Vediamo adesso cosa succede, Arrighini per Tarenzi, si rifugiano sempre in lui. Cambio di fronte totale, Arrighini, tripla di 40, ennesimo rimbalzo difensivo di Tarenzi, in mezzo a tre persone. Coach Musso giustamente si fa sentire, non può l'Oasi permettersi queste situazioni. Ottimo, partenza di Bergese, canestro e fallo, questa è l'energia che serve. Pronti a rientrare in campo Jack Balestrieri, di ritorno da poco tempo dalla sua esperienza in Francia per studio, quindi minutaggio pianificato per lui per fargli trovare la forma, e anche rientro di Spada che ha avuto un ottimo approccio alla partita, un buon esordio per lui soprattutto a livello offensivo. 27-35, tiro libero aggiuntivo per Bergese, purtroppo corto. 40, fa partire subito la squadra, scarta un po' tutti, assist per Mittica, ottimo movimento dei due. 40, corto anche questo, ma questo sta facendo male all'Osi, questo sta facendo male all'Osi. Le seconde possibilità, la mancanza di taglia fuori, un po' problemi endemici possiamo dire. Ho qui vicino a me l'infortunato Andrea Motta, che si ricorda di una finale persa all'Osi contro la Ginnastica qualche anno fa per l'assenza di taglia fuori e contropiede di 40. Mittica, che rimbalzo! Cus sta dominando a livello di energia. Non viene fischiato il primo contatto, già al limite del regolamento, il secondo giustamente sanzionato con un Arrighini che fino a pochi minuti fa aveva il ghiaccio sulla caviglia, ma questo non l'ha fermato per continuare una sua ottima performance. Due tiri liberi per lui, lungo il primo. Buono secondo, molto pulito. Più 11 per il Cus. Non siamo ancora alla metà del terzo periodo di gioco. L'Osi non riesce a trovare quella scintilla, ottime azioni offensive non sono poi ripagate in difesa. Bergese in ritmo, dai forza Federico Bergese, meno 8 Oasi, adesso serve una difesa importante. 30-38 il punteggio a metà del terzo periodo. Arrighini, ora si va da lui perché sta giocando molto bene. Calcagni difende bene, Tarenzi attenzione, ha già due bombe all'attivo. Si mette a ritmo al palleggio, una buona difesa di Balestrieri, palla contesa, fischiata dall'arbitro e palla recuperata, quindi per la regola del possesso alternato dai gialloblu. Esce Blotto che ha giocato molto bene questo terzo quarto, va a rifiatare. Entra Lorenzo Ragab, 2003.
Vedete, gli arbitri non toccano mai la palla, come da nuove regole, diciamo così. Anti-Covid, Ragab per Balestrieri, Bergese, end off per Spada, blocco di Calcagni, non sfruttano il pick and roll. Bergese è un tiro mal costruito in realtà. Spada, rimbalzo offensivo bene, Calcagni, ottima assistenza per Bergese, sfortunato, Spada lotta. Questa è l'energia che serve. Questa è una buona reazione dei ragazzi gialloblu. Non si capisce? Ok, palla è buona. Balestrieri prova a mettersi in ritmo! Jack Balestrieri, l'abbiamo chiamato, è arrivato. L'Oasi si rimette in gara, 5 punti, 40, kamikaze. Si guadagna un fallo, 33-38. L'ottima fisicità del play ospite gli ha consentito di procurarsi questi due tiri liberi che servono assolutamente al Cus, che ha visto qualche certezza negli ultimi minuti perdersi. Sfortunatissimo il primo tiro libero, che con un in out che non premia. 40, secondo tiro libero, anche questo sfortunato. Bergese vola, rimbalzo, Spada corre, Ragab non lo serve, giustamente, meglio rallentare un attimo. Ragab in palleggio e coach Musso non è d'accordo con questa palla persa e... c'è il coprifuoco e va bene così. Il Cus di Gennaro ottimo passaggio, Erbo, l'ennesimo rimbalzo in attacco, Calcagni, grande palla recuperata, veramente un ottimo Calcagni sotto i tabelloni questa sera. Bergese, buon passaggio di Balestrieri, Bergese, mannaggia, occasione non sfruttata da parte dell'Oasi. La freccia al tavolo segna possesso dell'Oasi, io in realtà penso sia del Cus, anche i giocatori in campo. Non è stata... Ah no, infatti la panchina del Cus giustamente non è d'accordo. Non è d'accordo e coach Musto, molto, davvero molto sportivo coach Musto, nonostante la decisione degli arbitri concedesse ai padroni di casa la rimessa, ammette che effettivamente chi vi parla aveva ragione e la freccia non era stata girata dagli ufficiali di campo. E anche per loro giustamente la pausa è stata lunga, quindi errore più che ammissibile anche per loro, si sbaglia tutto. Palla recuperata da Bergese, vediamo se riesce a lanciare Ragab. Bellissimo assist di Ragab per Balestrieri. Peccato. Un appoggio da sotto fallito, che peccato. Queste occasioni devono essere sfruttate. Comunque segnaliamo davvero la grande passaggio di Ragab. Ora fallo e dopo il Cus in bonus anche... Sono due tiri liberi, sono due tiri liberi. Va bene. Il Cus non molto preciso in questo terzo periodo dalla lunetta e Coach Italia giustamente si rammarica perché iniziano ad essere tante le occasioni perse. Altro errore dalla lunetta. Coach Italia Ancona, due giovani coach davvero molto in gamba, no? Si rammaricano di queste... di questa errore alla lunetta dei loro ragazzi. 33-38 quando sono passati 7 minuti del terzo periodo. Ragab pick and roll con Calcagni, buona penetrazione, sfortunosa la conclusione. Play Musso accende Di Gennaro, che è da controllare quando parte così. Tripla, airball. Un po' di confusione, Calcagni e Bergese recuperano palla. Il Cus non riesce più a trovare la via del canestro, l'Oasi deve assolutamente approfittarne ora. Ragab chiama il gioco, Musso, difesa energica del Cus, Balestrieri per Bergese, 5 secondi, deve tirare! Di Gennaro, sempre lui, un tap out
è partito dai tre punti, ha fatto un tap out, fa partire il Cus, buona difesa di Balestrieri, vediamo se riesce. Di Gennaro, sfortunatissimo. Calcagni, le squadre iniziano a tirare il fiato, si vedono le squadre lunghe, manca ancora un tempo. Raga, si gioca l'uno contro uno, l'arbitro fischia il fallo al play del Cus. Entra Lorenzo Perotto per questi ultimi due minuti di terzo quarto, esce un positivo Bergese, peccato qualche conclusione davvero sfortunata vicino al canestro, ma una tripla, un fallo al canestro e tante cose buone in aiuto difensivo mi ha consentito il meno 5 all'Osi. Vediamo se riusciremo a sfruttare questo meno 5. Ragab per Calcagni, per Spada, siamo troppo sotto, ok, liberiamo Perotto appena entrato, si ferma sul primo ferro, peccato. Buona soluzione, era un tiro giusto, bel crossover, qui la difesa dell'Osi si apre come il burro, questo non va bene, bisogna far faticare la difesa e l'attacco avversario. Più 7 del Cus, 1.30 Musso, bella difesa energica, Ragab prova a attaccare, sbaglia, corregge, sbaglia ancora, i ferri non aiutano, non aiutano, era davvero, la palla sembrava entrare, peccato. Di Gennaro, uno contro uno, micidiale per lui, la difesa Osi. E Di Gennaro quando a campo aperto fa male, fa male. Due per lui, peccato, l'Osi non è riuscita a concretizzare qualche occasione importante che l'avrebbe consentito di stare proprio addosso al Cus. Di Gennaro conferma la sua ottima prestazione, segna i tiri liberi, aggiusta un pochettino le statistiche del Cus dalla linea della carità. Due su due ed è tutto da rifare per i padroni di casa, da 33 a 42, un minuto allo scadere del terzo periodo di gioco. Balestrieri, Calcagni, Perotto, attenzione, bisogna stare attenti perché il Cus è molto rapido, si mette in ritmo, Perotto ed è un buon piazzato, ben costruito, un tiro preso in ritmo finalmente, non con soluzioni estemporanee come vuole appunto coach Musso, che si rallegra della scelta dei suoi ragazzi. Vediamo adesso Boglione, sfortunato anche lui, il ferro non l'ha aiutato questa sera, ha preso dei buoni tiri lungo del Cus. 25 secondi, l'Osi non potrà arrivare fino alla fine del periodo. Balestrieri, azione un po' forzata, il tiro non è dei migliori. 10 secondi per il Cus, pick and roll Di Gennaro con la palla, bisogna stare attenti, proverà la tripla, no, il tiro era valido, non arriva, non viene premiato, forse ha aspettato un po' troppo. 35-42 fino al terzo quarto. Trentacinque-quarantadue, sta per iniziare il quarto periodo di gioco, dei saluti doverosi, uno per Luca Molinario, giocatore della Crocetta Basket Torino,
trascorsi importanti in casa gialloblu e ieri ha regalato 17 punti nella vittoria della Crocetta, quindi un saluto a lui e un saluto a uno dei grandi rappresentanti delle minors piemontesi, Simone Pecchio, davvero non saprei come definirlo, chiedo aiuto a chi mi è vicino. Siamo in fascia protetta, quindi evitiamo tutti i commenti. Adesso torniamo seri. Spada pronto a rimettere in campo il pallone. Vediamo se l'Osi riuscirà a trovare il guizzo giusto. Malcus è squadra davvero arcigna, ben allenata. Funziona il blocco cieco, Brotto non tira, dà la palla al suo amico tiratore Jack Balestrieri, che ringrazia. C'è bisogno di Jack Balestrieri, c'è bisogno di questi lampi di genio di Gio Blotto. Meno 4, se il punteggio è giusto, chiedo conferma a chi mi è vicino. 38-42. Blotto recupera sul piede il giocatore Cussino. Vediamo questa azione offensiva che cosa ci riserverà. Calcagni per Vergese. Blotto studia l'attacco Osi, libera Balestrieri, che caldo, peccato, ma Calcagni è sempre lui, peccato, l'ha qualcuno deviata, no, mannaggia, forse poteva essere condotto diversamente questa seconda opportunità per l'Osi. Si attiva Di Gennaro, inarrestabile, sfortunatissimo Di Gennaro, davvero un giocatore molto molto bravo. Guardate che pressione difensiva, tutto regolare. Spada, c'è tanta confusione, forza la conclusione. Bisogna essere un pochettino più intelligenti con questo tipo di metro, non bisogna andare a forzare queste situazioni. Gli arbitri sono coerenti da una parte all'altra nell'eseguire fischi, quindi si sa che quello non verrà mai fischiato, giustamente. Di Gennaro non è fortunato, ma altro rimbalzo in attacco. Vediamo, violazione di 24 secondi, l'Osi è ancora lì, a meno 4. Ritorno in Camponacci per un fantastico Calcagni, davvero uno dei migliori in casa Osi, c'è da dirlo. Dei grandi rimbalzi offensivi, dei grande robustezza. Vergese scambia con Nacci, Spada, vediamo se non riesce a sfruttare, Blotto libero. Cimusto si fa sentire, qualche amnesia di qualche giocatore in campo. Viene servito Nacci, ma gli aiuti difensivi funzionano, una botta in testa per Nacci, ma lui è duro. Passati 2 minuti nel secondo, inizio a essere stanco anch'io, chiedo scusa, nel quarto periodo di gioco. 38 per i padroni di casa, 42 per i ragazzi allenati da Coach Italia e Ancona. Sono stati dati 2 tiri a Nacci. Gli arbitri si confrontano. Ah, ok, le mie perplessità erano corrette. Nacci era ricevuto palla e subito fallo. I 2 tiri erano un po' fuori luogo. Balestrieri non tira. No, mannaggia, Di Gennaro. Sta diventando davvero un fattore. Palla recuperata a Blotto, Balestrieri. Vediamo, palla per Blotto ancora. Mismatch sotto Vergese. No, mannaggia ragazzi. Non riusciamo a sfruttare queste occasioni. Troppo altruismo per il nostro Vergese. Anche quel taglio del nostro Filippo forse non doveva essere azzardato per portare l'uomo in aiuto, quindi qualche errorino di troppo, pazienza, dai, vediamo se riusciamo a aggiustare con un'altra buona difesa. Palla ormai è sempre saldamente nelle mani di Gennaro, che la passa al capitan 40 Boglione, la passa di nuovo Tarenzi, si gioca al post basso, Boglione prova il piazzato, Filippo Spada, grande rimbalzo, ora l'Oasi deve segnare.
Vediamo Balestrieri per Nacci che lotta con Boglione, non viene data palla. Balestrieri uno contro uno per Blotto. Bergese riceve in post basso, vediamo i vantaggi. Spada, dove vai? 7-6, Balestrieri è libero, è corta, peccato, peccato. Qualche scelta offensiva nel muovere la palla che deve essere rivista, bisogna adesso limitare Di Gennaro nell'uno contro uno. 40, lui accende di fatto l'attacco del Cus, ma Boglione si divora un canestro. Vediamo Blotto, la passa a Nacci che è lì da solo. Peccato. Nacci due liberi, sono fondamentali. Cambio in casa Cus, entra Righini per Boglione. Coach Italia non soddisfatto delle occasioni mancate sotto canestro. Righini è stato davvero molto molto importante per gli ospiti. In più parti della gara, torna Pinchi, Andrea Pinchi, che lui prodotto ormai delle giovanili Osi, classe 2000, nel giro della prima squadra da un pochettino di tempo ormai, quindi possiamo già far entrare i veterani. Nacci primo libero, bravo Jack Nacci, meno 3 Osi, mancano 6:38 alla conclusione della partita. Due su due per Nacci, ottimo 2 su 2 per Nacci, dall'alto 2 su 2, 17, non è affatto facile dalla linea della carità, ma è un fondamentale che lui mastica molto bene. Osis è incredibilmente ancora viva in questa partita, 40-42, mancano 6:30 alla fine di questo quarto. Palla per Corino, serve Mittica, altro ottimo prospetto, grande assist per Tarenzi. La palla è lunga, le polveri si bagnano sempre più. Blotto in possesso di palla, chiama il gioco Pinchi, Bergese, Balestrieri. Ah, non ci sono molti spazi in questo attacco. Pinchi è libero, vediamo cosa... Ah, una brutta palla persa purtroppo. Tarenzi che conclude, un'indecisione costata un po' caro. Dai, rifacciamoci, è ancora lunga, meno 5, probabilmente c'era stata un'amnesia a tabellone, quindi non era corretto il punteggio prima, no, siamo tornati a meno 4, vediamo quale sarà il punteggio giusto. Fallo, aggiorno per chi è a casa, adesso il punteggio dice 40-44, è cambiato diverse volte negli ultimi secondi. 5:41 al termine, vediamo Balestrieri, serve Blotto, Tarente 40, buona difesa, si tuffa Corino che per poco non recupera questa palla. Pinchi, Balestrieri 5, tira e sono 3 per Jack Balestrieri, più contatto aggiungo io, grande Jack Balestrieri che riporta a meno 1 l'Osi. Corino, azione importantissima per la partita Mittica, serve ovviamente 40, quando la luce si spegne in casa Cus serve 40, gli arbitri non fischiano, contatto dubbio. Blotto, vediamo come gestirà, oh mamma mia, grande energia del Cus, Cus davvero una squadra molto 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 energica. Gli arbitri premiano però il posizionamento di Federico Bergese, adesso gli arbitri si dirigono al tavolo per verificare qualche cosa, perché i punti, i falli, vedremo che cosa ci dirà. Qualche indecisione, arbitri, UDC, giocatori, mamma mia, noi a livello tecnico, ma è giusto che sia così, un anno fermi tutti, il tabellone inizio gara. Le perplessità della prima di campionato, vediamo cosa succede, colloquio tra gli arbitri, non riusciamo a capire cosa sta per accadere, non lo sapremo mai, speriamo nulla di grave. Bergese con Tarenzi, serve Gio Blotto, la tripla, mannaggia, Nacci fallo, spende un fallo che tutto sommato non dovrei dirlo, ma è un buon fallo perché evita il contropiede del Cus.
importante non spendere mai questo tipo di falli con cattiveria. 40 meno più 1 per il CUS, per gli ospiti. Vediamo chi ne avrà di più verso la fine. Mancano 4:40. Slalom di Corino che si beve la difesa. I lunghi osi guardano un pochettino questa azione. Mitica, grande crossover, passa fuori per Corino e questa fa male. Viene giustamente premiato il Custorino, un rimbalzo offensivo, nonostante abbia meno centimetri in campo, e da una zona di sicurezza di 4 punti agli ospiti. Balestrieri, tante mani addosso, peccato, peccato. Coach Musso si sta facendo sentire con i suoi lunghi, sta chiedendo letteralmente di spaccare i ferri, ha ragione, abbiamo 3 centimetri, dobbiamo sfruttarli assolutamente. Pinchi, buona penetrazione, va a prendersi 2 tiri liberi, difesa del CUS, stranamente impreparata per una volta, perché difesa del CUS davvero, davvero molto positiva questa sera. Sempre ottimi aiuti. Vediamo se Pinchi riesce a concretizzare. Primo libero in out, sfortunato anche lui, ma fa il pari con quelli del CUS. Secondo invece morbido entra, meno 3 per l'Osi, 4:10 alla fine. 40 per Corino che ha appena messo una super bomba. Corino viene lasciato incredibilmente libero. È sfortunatissimo, i ferri veramente non lo aiutano. Bergese, vediamo se riesce a concretizzare. Sfortunato anche Lunacci, grande rimbalzo offensivo, prova il gancio, rimane cortissimo. Mamma mia, sta succedendo di tutto. Tarenzi, palla stranissima, Blotto si butta, gli arbitri danno palla giallo-blu. Mamma mia, le emozioni non ricordavo, cara Mamola che sei qua a fianco a me. Tutto questo, queste emozioni della pallacanestro. Blotto, Servenacci. Arriva energico a Righini. Davvero un bel giocatore a Righini. Bergese per Blotto, 3:25 alla fine. Blotto, serve Bergese. Un piazzato importantissimo. Meno 1 Osi. Ci avviciniamo a un grande finale di partita. Serve un'attenzione importante per l'Osi in difesa. Tarenzi. No, l'Osi ha smesso completamente di difendere sul pick and roll avversario, ma è la seconda volta un in out sfortunatissimo dell'Osi. Pinchi, esitazione, penetra, sfortunato anche lui, soluzione avventata, sfortunata però. Mitica, ottimo giocatore di 1 contro 1, è di nuovo libero, 40, l'Osi sta dormendo in difesa clamorosamente, Arrighini perdona anche lui e qua il fiato diventa corto per tutti. Vediamo i cambi, se ci saranno, saranno decisivi. Pinchi è libero da sotto! Il fiato è corto e le gambe sono quelle che sono. L'anno di fermo per tutti si fa sentire. 40, un super giocatore per questa categoria. Sbaglia anche lui, Arrighini! Sbaglia anche lui, ragazzi! Wow, sta accadendo di tutto. Coach Musso e Coach Italia non sanno più cosa fare, dire loro, perché veramente, giustamente, la situazione è di fiato, è quella che è, gambe, confidenza al tiro. Bergese prova la tripla, Cortanacci non prende, 40, e abbiamo regalato 2 punti incredibili al CUS di un positivissimo Corino. Queste cose fanno, possono fare la differenza. Meno di 2 minuti al termine, 46-49. Bergese, Nacci, Blotto, fiato corto ma sta stringendo i denti. Prova il piazzato, mamma mia, i canestri della palestra di pasta oggi davvero fanno quello che vogliono. Rimbalzo offensivo, palla recuperata per l'Osi. Coach Musto fa 3 cambi, vuole avere forze fresche. Si affida a 3 under, meno 3 a 1:40 dalla fine. Spada, serve Balestrieri, pick and roll con Calcagni. Mitica, grande difensore, bellissima difesa
Balestrieri, forza, forza il tiro, un contatto, ma non arriva Spada, energia rimbalzo, Spada, mannaggia. Le occasioni importanti iniziano a essere tante, adesso fallite, 1-25, questa può essere un'azione decisiva per la partita. Corino, buon uno contro uno, quello era fallo e giustamente l'arbitro lo fischia. Davvero un positivissimo Corino con una serie di canestri, un contropiede, una bomba, e questo canestro in fallo ha indirizzato in modo decisivo la partita, quindi a lui vanno veramente tanti complimenti. Corino, ricordiamolo, un classe 2003, non un veterano, quindi davvero tanti complimenti. Sbaglia però il tiro libero aggiuntivo Losi, ancora un lumicino di speranza, 4-6, 5-1, 1-10 alla fine, vediamo cosa. Bergese su Arrighini, Balestrieri, Blotto, il tempo sta passando, Blotto è costretto a provare, questo tiro sa un po' di titoli di coda, peccato, 45 secondi al termine, 4-6-5-1, Corino, ormai la palla è nelle sue mani perché sta diventando decisivo, 40, prova a illuminare ma Calcagni ne recupera un'altra, Corino, grande movimento, bravissimo, fantastico Corino che di fatto decide la partita. A 35 al termine, 4-6-5-4, bravo Corino, time out in casa. Vediamo Loasi cosa riuscirà a fare, magari proverà ad accorciare le distanze. 4-6-5-4, peccato, Loasi aveva avuto l'occasione di andare anche sul più 1, sul 4-6-4-7, ma mancata. Giova, Blotto, ma che sfortuna. Però la sfortuna è stata da tutte e due le parti, bisogna darne atto. Palloni clamorosamente usciti dal canestro da ambo le parti. 30 secondi a giocare, più 8 per il CUS, che si appresta la rimessa con Tarenzi, 40, Spada spende, da, ma, chi vi parla ha fatto un'opera di autoriflessione, non, preferisce non commentare quanto accaduto, che viene condito antisportivo e tecnico, è così. 20 tornati nella pallacanestro giocata nelle minors piemontesi, ne abbiamo sentito la forte nostalgia di queste cose, ma va bene così, nulla toglie al grandissimo merito del CUS Torino che si aggiudica questa vittoria. Peccato per il passivo, perché diventa importante con questa serie di tiri liberi a 27 secondi dalla fine. Va bene così. Tarenzi alla rimessa. Mitica, ottima penetrazione, bravissimo. Sfortunato, che correzione di Mitica. Bravissimo, veramente bravo. Passivo ora diventa davvero molto severo per l'Oasi, meno 13, parziale di 13-0 aperto, vediamo se Blotto proverà a chiuderlo, a giocare, non si gioca, finisce così la partita 46-59, prima di campionato, cosa bella aver riassaporato finalmente il basket giocato, congratulazioni e complimenti al CUS Torino, spero
sia stata una piacevole serata, nonostante il risultato non ci rallegri. Ringraziamo Mamola che ha organizzato tutto questo ambaradam e si è fatta veramente un bel mazzo. Buonanotte a tutti.